insieme per una volta. Per una volta l'alleanza è possibile, assolutamente. Trovo che parlare di case coinvolge veramente tutti, quindi è l'involucro delle nostre emozioni, quindi non si può rimanere, no? Non coinvolti da tanta bellezza, perché poi sognare è la cosa più bella e costa sempre poco, quindi cerchiamo di coinvolgerli proprio con tanta empatia e soprattutto con tanto divertimento. Esatto, anche perché c'è tutta poi la dinamica tra di noi, che ognuno vuole vincere con la sua casa, e certo, quindi c'è tutto questo tema che piace al pubblico. Ognuno di noi tra l'altro è caratterizzato in maniera molto netta, nel senso che siamo delle persone, ognuno diversissimo dall'altro. Anche perché i cloni non ci piacciono. I cloni non ci piacciono, siamo diversi, sì. Evidentemente però questa diversità ha creato questo vortice di interesse. E quindi sì, è bello. Le persone si coinvolgono veramente tanto. Poi questa sfida piace tantissimo, perché le persone ci chiedono: ma insomma, chi vincerà questa gara? Quindi scommettono sulle case, quindi è divertentissimo. Sì, le guardano in famiglia, sì. Stasera vince questo, io tengo lei perché lei mi piace, no, io tengo Gianluca. E ognuno poi ha il suo cavallo su cui punta. Esatto, certo. Assolutamente sì. Sì, anzi forse più che mai in questo momento, proprio perché con l'inflazione che stiamo galoppando rimane veramente un bene rifugio ed è una garanzia, assolutamente. Si continua assolutamente, al di là di eventuali momenti di mercato più alto, più basso, alla fine attendere il mattone sempre cresce, sempre dà solidità, e quindi questa caratteristica di base resta, continua ad esserci. Sì, fluida. Sì, allora, varia. Molto varia, fluida, assolutamente. Quindi anche l'aspetto del cliente classico è cambiata, non sì, trovi? Allora c'è. Facciamo un po' di categorie, categorizziamo. Allora ci sono le giovani coppie con un figlio che desiderano ampliarsi e quindi passano dal bilo trilocale al quadrilocale. Esatto. E questi sono i più classici. Sì. Poi c'è una nuova categoria che sono le coppie anziane di ritorno, cioè quelle che vivevano in case molto grandi e si devono ridimensionare. Si devono rimpicciolire, i figli sono cresciuti. E poi abbiamo single, coppie gay. Molto esigenti. Tra l'altro molto esigenti. Esatto, che hanno un occhio particolare su alcuni dettagli, su alcune zone. Sì. Per cui il mercato è veramente sì, ampio e vario. Sono molto stilosi, vogliono veramente trovare la casa che desiderano, quindi i sogni possono diventare desideri e trasformarli in realtà. Quale ricordo? Freddo, così. Ogni volta me la chiedono. Per me non ce n'è una specifica. Allora no, da guarire, nel senso che la volevano completamente distrutta ma con un'anima forte. E io ho trovato la casa igloo. Sì. Questa è stata la richiesta più strana della trasmissione. E invece personalmente mi stanno chiedendo le case feng shui, cioè vogliono l'esposizione a est, il sole che tramonta a ovest, per un fatto di energia. Quindi anche a livello esoterico c'è una richiesta mirata. È vero, è vero. Ma il minimo comune denominatore è sempre quello: luce, spazi esterni, piani alti. Sì, rinunciano a una camera ma vogliono lo spazio esterno, ormai è quello imprescindibile. Sia Milano che Roma, che giovani, che vecchi. Io ho dovuto prendere un po' di collaboratori perché non ce la faccio, non riesco ad essere una etrina. Sono una, quindi ormai anche sabato e domenica sì, anche tu lavorerai. Ormai si lavora sempre, sì, sempre. E nonostante ciò occorrono collaboratori sempre nuovi sui tre versanti, esatto, soprattutto sulla l'attività principale, sì, ma anche sulla parte social e televisiva di ufficio stampa, no? Sì. Quindi noi ci affidiamo delle strutture e abbiamo dei collaboratori. Però ci entusiasma, però. Sì, ci entusiasma perché è un circolo virtuoso. Sì. Cioè ogni aspetto, ogni faccia della medaglia alimenta quell'altra. Porta al lavoro principale, quindi questo è un bel tornaconto. Eh sì, assolutamente. Quindi voglio dire, abbiamo la fortuna di avere avuto questo dono e va sfruttato, anche se la parola sfruttato è brutto, no, e va accolto nella maniera migliore. Sì. Bisogna andare come il mare chiede. Esatto, nel flusso. Cerchiamo di remare con il flusso dell'acqua e ci sta portando il ci sta portando bene, però. Assolutamente sì.